Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo. La notte è il tempo del sonno, del silenzio, delle tenebre. Normalmente la notte è fatta per dormire, e questo tempo scuro ci aiuta a ritrovare le energie necessarie per riprendere una nuova giornata di impegno e di attività. La luce del sole restituisce la forma e il colore alle cose. Il giorno è il tempo della nostra vita attiva. Nel brano di questa domenica, Gesù si offre come luce per togliere tutta la nostra vita dalle tenebre del dubbio e della fatica. Te ne leggo adesso qualche stralcio, ma ti invito a leggere il brano per intero. In quel tempo, passando, Gesù vide un uomo cieco dalla nascita e i suoi discepoli lo interrogarono. «Rabbì, chi ha peccato, lui o i suoi genitori, perché sia nato cieco?» Rispose Gesù, «Né lui ha peccato né i suoi genitori, ma è perché in lui siano manifestate le opere di Dio. Bisogna che noi compiamo le opere di colui che mi ha mandato finché è giorno. Poi viene la notte, quando nessuno può agire. Finché io sono nel mondo, sono la luce del mondo». Detto questo, sputò per terra, fece del fango con la saliva, spalmò il fango sugli occhi del cieco e gli disse: «Va a lavarti nella piscina di Siloe», che significa inviato. Quegli andò, si lavò e tornò che ci vedeva. Condussero dai farisei quello che era stato cieco. Era un sabato, il giorno in cui Gesù aveva fatto del fango e gli aveva aperto gli occhi. Anche i farisei dunque gli chiesero di nuovo come aveva acquistato la vista. Ed egli disse loro: «Mi ha messo del fango sugli occhi, mi sono lavato e ci vedo». Allora alcuni dei farisei dicevano: «Quest'uomo non viene da Dio, perché non osserva il sabato». Altri invece dicevano: «Come può un peccatore compiere segni di questo genere?» E c'era dissenso tra loro. Quello rispose: «Proprio questo stupisce, che voi non sapete di dove sia, eppure mi ha aperto gli occhi. Sappiamo che Dio non ascolta i peccatori, ma se uno onora Dio e fa la sua volontà, egli lo ascolta. Da che mondo è mondo, non si è mai sentito dire che uno abbia aperto gli occhi a un cieco nato. Se costui non venisse da Dio, non avrebbe potuto fare nulla». Gli replicarono: «Sei nato tutto nei peccati e insegna a noi?» E lo cacciarono fuori. Gesù seppe che l'avevano cacciato fuori. Quando lo trovò, gli disse: «Tu credi nel Figlio dell'uomo?» Egli rispose: «E chi è, Signore, perché io credo in lui?» Gli disse Gesù: «Lo hai visto, è colui che parla con te». Ed egli disse: «Credo, Signore», e si prostrò dinanzi a lui. Gesù compie un gesto provocatorio e rivoluzionario che appare come un paradosso. Agli occhi dei capi religiosi del suo tempo si comporta come un peccatore, eppure ridona la vista ad un cieco come solo Dio sa fare. Il fatto è che il suo gesto di impastare del fango era proprio una delle azioni espressamente vietata dalla legge del sabato, e la guarigione del cieco non rientra di certo in quei casi di urgenza per i quali si può infrangere il sabato. Cieco dalla nascita, poteva ritornare il giorno dopo. Gesù vuole essere provocatorio e si defila. Il resto del brano, in effetti, è una diatriba, una arringa, un vero e proprio processo, con tanto di testimoni, dove il buon senso religioso ha già emesso un giudizio di condanna. Coloro che ritengono di sapere come Gesù debba comportarsi rimangono spiazzati, mentre lo accoglie chi si lascia incontrare. Lo stesso cieco nato, e anche noi, ci stupiamo del fatto che, avendo in mano la parola di Dio consegnata a Mosè e al suo popolo, i capi religiosi non siano stati capaci di riconoscere l'agire di Dio e ne abbiano preso le distanze. Per il cieco invece si apre un'altra strada. Non conosceva Gesù e non gli ha chiesto nulla. In altri episodi di guarigione Gesù risponde ad una richiesta esplicita. Qui invece il cieco semplicemente si lascia toccare e si fida. Nel suo racconto Giovanni ci fa rivivere il tu per tu che ha cambiato la vita anche della donna samaritana,
e ci fa intuire che è su questa strada che possiamo trovare un riferimento utile per la nostra vita. Sì, perché anch'io e anche tu sentiamo il bisogno della luce e ci piacerebbe pensare di poter essere come il cieco nato e non come i farisei. Come si fa? Cosa significa? In un tempo di buio è necessario trovare dei punti di riferimento, degli appoggi, qualcosa che ci aiuti a non cadere. In un tempo di cambiamento e di confusione come il nostro, è normale cercare dei punti di riferimento condivisi, delle regole di comportamento riconosciute, attaccarsi a valori e abitudini nei quali abbiamo fiducia. Gesù mi offre qualcos'altro. Mi offre l'incontro con la sua persona, viva e vivificante. Desidera entrare con me in un tu per tu nel quale accogliere la sua iniziativa. È lui che desidera portarmi fuori dal dubbio, dall'incertezza, dalla fatica. Mi chiede soltanto di fidarmi. Sentiremo nella prima lettura di questa domenica un messaggio importante. Non conta quello che vede l'uomo. Infatti l'uomo vede l'apparenza, ma il Signore vede il cuore. E così il profeta Samuele unge il giovane Davide e da quel momento lo Spirito di Dio irrompe nella sua vita. C'è uno Spirito che desidera fare irruzione anche nella mia, portando pace, determinazione, coraggio, capacità di discernimento, disponibilità a prendermi cura degli altri. Ancora una volta mi devo fidare, andando alla cieca fino all'acqua della piscina, che mi ricorda il dono ricevuto nel battesimo, per tornare trasformato da questo incontro. Ancora una volta il Signore grida alle mie orecchie: io ci sono e parlo con te. L'incontro con Gesù è rischioso e comporta per il cieco l'esclusione dalla sua comunità. Capita spesso che chi accoglie la luce di Dio e vive la fede non sia capito dagli altri. Io accetto questo rischio. Accogliere il Signore vuol dire diventare capace di vedere le cose con i suoi occhi, apprezzare ciò che lo sguardo umano non riesce a cogliere. Di questa luce non riesco più a fare a meno. Buona domenica e buona settimana.